Nel 1794 il fisico tedesco Ernest Chladni fu il primo a proporre che alcune rocce che erano state rinvenute negli anni precedenti non avessero un'origine terrestre, ma fossero in realtà di origine extraterrestre, ossia fossero meteoriti, le rocce cadute dal cielo. Di meteoriti oggi ne conosciamo centinaia di migliaia, sono frammenti di rocce che vengono da asteroidi, pianeti o comete che, dopo aver viaggiato nello spazio interplanetario, cadono sulla superficie terrestre. La ricerca di questi oggetti e il loro riconoscimento richiede delle condizioni molto particolari e oggi parliamo proprio di questo, ossia come e dove vengono cercate le meteoriti e come dovremmo comportarci nel momento in cui pensiamo di averne trovata una. Prima di continuare, vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto, potete continuare a seguirmi iscrivendovi al canale e attivando la campanellina. Inoltre, potete sostenermi acquistando il mio libro Un mese a testa in giù, racconto di un viaggio in Cile e Bolivia tra scienza, storia e disavventure, in cui tra le altre cose parlo anche dell'argomento del video di oggi. Trovate tutti i link qui sotto. Nello spazio interplanetario orbitano 8 pianeti e centinaia di migliaia di corpi minori. Sono ciò che resta della nube da cui si è formato il Sole. Il gas e la polvere si sono compattati a formare i corpi planetari. Dove ce n'era in abbondanza sono nati pianeti, dove il materiale era troppo poco e le condizioni gravitazionali e termodinamiche non lo consentivano, si sono invece formati corpi più piccoli, come asteroidi, pianeti nani e comete. A seguito degli urti tra i corpi minori e altri corpi minori, o tra i corpi minori e i pianeti, si possono originare dei frammenti di roccia che restano a vagare nella vastità dello spazio interplanetario. Di quando in quando questi frammenti possono finire anche sulla superficie dei pianeti, per esempio della Terra, diventando quelle che vengono chiamate meteoriti, rocce cadute dal cielo. Le meteoriti ci permettono di accedere a informazioni lontane sia nel tempo che nello spazio. Spesso si sono formate infatti in luoghi molto remoti del Sistema Solare e risultano molto simili a come erano al momento della loro formazione. La maggior parte di esse è nata nella fascia principale di asteroidi, quell'insieme di detriti di roccia che si trovano tra l'orbita di Marte e quella di Giove, ma esistono anche meteoriti che vengono da Marte o dalla Luna. A meno di vederla cadere in diretta, solo le analisi di laboratorio e un occhio esperto possono riconoscere una meteorite da una comune roccia terrestre. E questo è particolarmente vero se la meteorite è caduta da tempo, quindi è stata esposta agli agenti erosivi terrestri come l'acqua e il vento. Ci sono però alcuni posti del mondo in cui la ricerca è molto semplificata, che sono i deserti, sia deserti freddi come l'Antartide, ma anche i deserti caldi come l'Atacama e il Sahara. Nei deserti è molto più facile trovare meteoriti, sono luoghi in cui l'umidità, il principale agente di erosione, è per definizione molto bassa, il materiale organico è poco e le condizioni ambientali sono stabili. Inoltre in questi ambienti le meteoriti, che spesso sono scure a causa del ferro puro che contengono, risaltano molto rispetto al colore della sabbia o del ghiaccio. Circa il 28% di tutte le meteoriti ritrovate nella storia proviene da deserti caldi, ma la maggior parte sono state ritrovate nel solo continente antartico. Sono oltre 40.000 esemplari, circa il 67% di tutte le meteoriti ritrovate. Oltre ai vantaggi comuni a tutti i deserti, in Antartide il moto dei flussi di ghiaccio porta naturalmente ad accumulare il materiale roccioso in alcune regioni di pochi chilometri quadrati. Quando i flussi di ghiaccio incontrano degli ostacoli, tendono infatti a risalire, ma nel farlo si espongono al vento che ne rimuove gli strati più superficiali, scoprendo quelli più profondi e le meteoriti che vi si nascondono. Queste aree sono riconoscibili sia studiando il moto dei flussi che per via aerea grazie al colore blu del ghiaccio scoperto, e ogni anno vengono organizzate delle spedizioni per ricercarle in quelle zone. Negli ambienti umidi come quello in cui viviamo, ne sono state rinvenute appena il restante 5%. In questi luoghi spesso l'unico modo di trovare i campioni è quello di vederne in diretta la caduta. Proprio per questa ragione ci sono alcune reti di videocamere e osservatori che monitorano il cielo alla ricerca di meteore e bolidi con l'obiettivo di tracciarne e triangolarne i punti di caduta.
Quando nei cieli si illumina una meteora, se i calcoli degli osservatori mostrano che le condizioni sono adatte affinché a terra si trovi una meteorite, ossia se la roccia in caduta era abbastanza massiccia e lenta da sopravvivere all'atmosfera, partono le ricerche nel punto in cui potrebbe essere arrivata sulla superficie terrestre. Spedizioni in Antartide a parte, può capitare a tutti quanti che camminando, per esempio in montagna o su una spiaggia, si incappi in qualche strano sasso, magari scuro, un po' diverso comunque dalle rocce circostanti, e quindi ci può avvenire il ragionevole dubbio che si possa trattare di una meteorite. Ma che cosa dobbiamo fare in tal caso? Innanzitutto dobbiamo guardare la meteorite senza raccoglierla, annotare le condizioni di ritrovamento, il luogo, tutte quelle informazioni che ci possono sembrare utili al riguardo e fotografare la meteorite con accanto una moneta da 1 euro o 2 euro per avere una scala all'interno della foto. E inoltre possiamo annotare le coordinate GPS del ritrovamento che possiamo trovare per esempio attraverso Google Maps. Dopodiché non dobbiamo toccare la meteorite a mani nude, alitarci sopra o toccarla con un magnete. Sebbene questo sia un test che spesso viene indicato perché le meteoriti spesso contengono molto ferro puro e quindi le calamite si attaccano bene su questo tipo di rocce, non è un test molto utile e rischia di danneggiare gli eventuali campi magnetici residui che le meteoriti possono avere. D'altro canto ci sono anche rocce terrestri che contengono ferro, così come ci sono meteoriti che non contengono ferro, per cui un test di questo tipo ci aiuta solo fino a un certo punto per discriminare l'origine meteorica o meno. Invece bisogna evitare di alitarci o toccarla a mani nude per evitare di contaminare dal punto di vista per esempio delle molecole organiche la superficie della roccia, e questo è molto più vero se la roccia è caduta da poco tempo, per cui è molto più incontaminata rispetto a una che magari si trova lì per terra da secoli e quindi comunque ha ricevuto della contaminazione terrestre. Invece che toccare la meteorite a mani nude, conviene avvolgerla con una carta d'alluminio come quella che si usa in cucina. Questo infatti è il materiale migliore per avvolgere le meteoriti perché interagisce di meno con la roccia della meteorite, al contrario per esempio dei materiali plastici che invece in qualche caso possono interagire e contaminare ulteriormente la roccia. L'ideale, avendola a disposizione, è quello di trasportarla all'interno di una serie di vasi concentrici che abbiano dei materiale che assorba l'umidità al loro interno. In questo modo evitiamo che nel trasporto ci siano degli sbalzi di temperatura e di umidità che vadano a modificare ulteriormente la roccia. A questo punto si può scrivere alla rete Prisma, che è una rete di osservatori coordinata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica che si occupa tra le altre cose del monitoraggio delle meteoriti. Gli si può inviare via email, vi lascio l'indirizzo in descrizione, la foto che abbiamo fatto con la moneta accanto, la descrizione del ritrovamento e le coordinate GPS. Se la roccia può effettivamente essere una meteorite, i geologi di Prisma ci chiederanno di inviargliene un campione per confermarne l'origine meteorica dal punto di vista sperimentale e per ottenerne tutte quante le informazioni possibili in laboratorio. Ma tranquilli, la roccia resta comunque dello scopritore. Se avete trovato una roccia, dopo le analisi, Prisma ve la restituirà e a quel punto potrete decidere se inviarla a un laboratorio, a un museo, venderla o tenerla per voi. Una volta riconosciuta e classificata, la meteorite può essere inserita all'interno del Meteoritical Bulletin, che è un archivio internazionale gestito dalla Meteoritical Society, che si occupa proprio dell'archiviazione di tutte quante le informazioni sulle meteoriti passate e presenti. Vi segnalo anche che in Italia esiste Meteoriti in Italia, un'associazione che collabora tra l'altro anche proprio con Prisma, che raccoglie appassionati e informazioni sulle meteoriti, quindi può essere, se siete appassionati di meteoriti, può essere una buona rete con cui entrare in contatto. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Proprio come troviamo meteoriti sulla Terra, nulla vieta di pensare a meteoriti anche sulla superficie di altri pianeti. Troviamo meteoriti marziani o lunari sul nostro pianeta, quindi almeno in linea di principio ci devono essere meteoriti terrestri su Marte e sulla Luna, ma anche meteoriti di qualunque altro tipo su Marte e sulla Luna. Per esempio, nelle immagini del rover marziano Curiosity, nel 2014 è stata identificata una meteorite ferrosa denominata Lebanon, o nel 2016 ne è stata trovata un'altra nota come Egg Rock. Ma non era la prima volta, la prima meteorite su Marte è stata trovata nel 2004 da Opportunity. In effetti, nel Meteoritical Bulletin, inserendo come filtro di ricerca Marte per il luogo di ritrovamento, si possono trovare ben 15 campioni. Nello stesso database possiamo trovare anche due meteoriti ritrovate sulla Luna, la Bench Crater scoperta durante la missione Apollo 12 nel 1969 e la Hadley Rill scoperta dall'Apollo 15 nel 1972. La Bench Crater fu in effetti la prima meteorite scoperta su una superficie planetaria diversa da quella terrestre.
E questo era tutto quello che volevo raccontarvi per oggi, spero che questo video vi abbia appassionato, fatemelo sapere magari con un like, con un commento, e fatemi sapere tra i commenti anche se avete mai trovato delle rocce che pensavate fossero delle meteoriti e invece non lo erano, oppure se effettivamente lo erano davvero. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per continuare a seguirmi. Inoltre potete trovarmi anche sugli altri canali social, vi lascio tutti quanti i link in descrizione, insieme al link del mio libro se volete acquistarlo perché mi incuriosisce o volete sostenermi. Ciao e al prossimo video!